E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringy Luca Tech. Ragazzi, prima di tutto fatemi sapere qui sotto nei commenti se la qualità audio è migliorata, perché io sto utilizzando questo fantastico microfono della Shure Lavalier, che ragazzi è davvero fantastico. Spero che la qualità audio sia migliore di quella precedente delle mie cuffie AKG di Samsung Galaxy S8 Plus. E ragazzi, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Oggi andremo a parlare di due accessori, uno per iPhone in generale, compresa Lightning, e l'altro per le Apple AirPods. Quindi ragazzi, non perdiamo tempo e ci vediamo subito dopo la sigla. Eccoci qui ragazzi, oggi come avete visto dal titolo, dalla miniatura, dalle clip precedenti, andremo a parlare di questo fantastico case e non solo, per le Apple AirPods e di questo fantastico dock per iPhone, qualsiasi esso sia, compresa Lightning, e delle AirPods. Quindi ragazzi, non perdiamo tempo e andiamole a vedere subito. Ok ragazzi, direi di cominciare col parlare del case delle fantastiche Apple AirPods, che se vi siete persi il video recensione vi rimando al link qui in alto a destra. Ragazzi, il packaging non è granché, dato che arriva in questo scatolo di colore marrone un po' bruttino, niente di che, ma una volta eliminato questo scatolo esterno, all'interno abbiamo uno scatolino nero opaco dove al di sopra è disegnata la forma delle nostre AirPods in nero lucido, ragazzi, che fa un effetto davvero davvero carino. All'interno dello scatolo abbiamo una bustina trasparente che contiene il case, ma soprattutto due spugnette per andare a pulire le nostre Apple AirPods. Prima di inserire il case, vi raccomando, andate a pulirle, perché potrebbe creare dei problemi una volta che andate a rimuoverlo. Se c'era della polvere, potrebbe creare dei segni e qualcosa di veramente bruttissimo. Ma adesso passiamo al prodotto. All'interno di questa bustina trasparente, come prima vi facevo vedere, c'è questo fantastico case che io ho scelto di colore rosso, come il Product Red, che ragazzi si abbina alla perfezione col bianco delle nostre AirPods. Inoltre, oltre al case, abbiamo un comodissimo laccetto che è utilizzabile quando fondamentalmente andiamo in zone meno sicure per le nostre AirPods, che abbiamo paura che ci possano cadere dalle orecchie, o per quelle persone che non sono adatte ad utilizzare la forma delle cuffie delle AirPods e quindi hanno problemi che gli possono cadere dalle orecchie. Un comodissimo laccetto che si va ad agganciare intorno alle due stanghette delle cuffie, che ragazzi ci sta alla perfezione e soprattutto rende davvero tanto durante le sezioni di allenamento, dove magari vogliamo toglierci le cuffie per un attimo e non sappiamo dove appoggiarle. Ragazzi, ci sta davvero perfettamente, calza anch'esso alla perfezione e soprattutto con questo colore rosso, come appunto vi dicevo prima, sta davvero una meraviglia. Ma tornando a parlare del case, sì ragazzi, è vero, è costruito in un materiale siliconico, ma non è come quel silicone scadente che attira tantissima polvere ed è appiccicoso. Anzi, questo ha una superficie davvero liscissima, che ragazzi sono rimasto stupito considerando la fascia di prezzo di questo prodotto. Inoltre non attira tantissima polvere, appunto perché ha una superficie liscia. Se devo trovare un punto a suo sfavore è un po' l'elastico posteriore, che è un po' rigido, e quando andiamo ad aprire le nostre cuffie non si apre del tutto il case, ma è probabile che io abbia inserito male le cuffie all'interno del case. Quindi ragazzi, devo dire che questo prodotto è davvero fantastico, vi lascio il link qui sotto in descrizione se vogliate acquistarlo, che ragazzi lo consiglio a tutti, dato che posseggo le AirPods da circa 6 mesi e le ho graffiate davvero tantissimo utilizzandole in tasca senza nient'altro. Quindi ragazzi, super consigliato. Inoltre questo case al di sotto, attaccato al case, quindi non è una cosa che andremo a perdere col tempo, abbiamo un tappo per la nostra fantastica presa Lightning, che io amo e adoro all'infinito, e ragazzi, che ci permette di non far entrare cose strane all'interno del case, magari quando le abbiamo in tasca, che a me non è mai successo, ma tipi come mio fratello, non faccio nomi, che si è ritrovato davvero di tutto all'interno della presa Lightning e lo vedevo con uno stuzzicadenti cercando di togliere le cose all'interno. Questo ci permette
di non creare questo disagio. Quindi anche per questo punto di vista è davvero consigliato. Bene ragazzi, direi di passare al dock per iPhone e AirPods. Devo dire che non ne ho visti tantissimi in giro e lo cercavo perché appunto io non posseggo un Apple Watch e di solito quando fanno questo bundle di due dispositivi inseriscono al suo interno automaticamente anche l'Apple Watch perché pretendono che tutti abbiano i big money da spendere tra AirPods, Apple Watch, iPhone e tutte le altre cose che produce Apple. All'interno della confezione non troviamo nient'altro che il dock, quindi direi che è inutile starne a parlare. Sì, la confezione è carina, arancione, nera, con un'immagine delle AirPods e dell'iPhone, ma direi che questo possiamo lanciarlo via. Passando adesso al prodotto, ragazzi, sono rimasto davvero stupito. Mi aspettavo un prodotto con delle rifiniture grezze e un materiale plastico davvero scadente, considerando il prezzo che è irrisorio, ma ragazzi sono rimasto stupito, ha delle rifiniture davvero dettagliate e soprattutto precise e la plastica non sembra poi così plasticosa. Per andare ad adagiare il nostro iPhone e le nostre AirPods su questo fantastico dock abbiamo bisogno di due cavi Lightning che dobbiamo fornire noi. Questa cosa mi dà un po' fastidio, ma considerando il prezzo del dock non me lo potevo aspettare. Ho utilizzato due cavi Lightning normalissimi, ho provato ad utilizzare il cavo Lightning, quello della Anker, il Powerline Plus, e ragazzi assolutamente non ci entra. Quindi come farò anch'io, dobbiamo cercare un cavo Lightning, e se lo trovo ve lo lascio qui sotto in descrizione, che entra alla perfezione all'interno di questo dock. Una volta adagiati i cavi all'interno del dock, chiusa la capsula, non ci resta che attaccarli a una presa di corrente, ovvero un alimentatore esterno, un power bank o un nostro PC o qualsiasi altra cosa abbiamo per alimentare anche una dinamo volendo. Ragazzi, dobbiamo stare attenti assolutamente a posizionare i due jack Lightning, ovvero soprattutto quello dell'iPhone, perché per le AirPods non abbiamo questo problema, precisamente dritto, perché altrimenti ci ritroveremo con l'iPhone che pende da un lato o dall'altro e la cosa assolutamente non ci piace, giusto? Per le AirPods vi dicevo che non è tanto un problema perché al di sotto hanno ricreato uno stampo uguale alla forma delle AirPods e quindi se andiamo a mettere il jack precisamente dritto all'interno del dock non abbiamo questo problema. Possiamo utilizzare questo dock appunto perché andiamo ad utilizzare il nostro cavo Lightning e possiamo regolarlo a piacimento con qualsiasi cover e qualsiasi tipo di carro armato andiamo a creare intorno al nostro iPhone. Sì ragazzi, perché ho visto delle cose assurde di gente che creava proprio un carro armato intorno al proprio iPhone. Bene ragazzi, e che dirvi, il video finisce qui. Spero che questi due prodotti vi siano piaciuti e vi siano garbati. Se è stato così, lasciate un bel like qui sotto e soprattutto iscrivetevi al canale. Ragazzi, inoltre, se non l'avete ancora fatto, non l'avete ancora testato, dovete assolutamente provare Amazon Music. Vi lascio il link qui sotto in descrizione, che ragazzi è uno streaming di musica davvero ampio, tipo Spotify. Qui sotto vi lascio il link per testare i 30 giorni di prova gratuita che ci fornisce Amazon e ragazzi andate assolutamente a testarlo. Ragazzi, e che dirvi, il video finisce qui, se questo vi è piaciuto vi raccomando non dimenticatevi di lasciare un bel like, ma soprattutto di seguirmi su Facebook, Instagram e Twitter dove pubblico davvero tantissimo, soprattutto delle piccole intro di questi video che pubblico domenicalmente e ragazzi dovete assolutamente seguirmi. Quindi non posso fare altro che salutarvi, noi ci vediamo domenica prossima, sempre qui sul mio canale YouTube.